Per una volta in Piazza della Vittoria a Pavia ad essere protagonisti non sono stati il frenetico via vai né il tintinnio dei bicchieri provenienti dagli aperitivi nei bar presenti. Protagonisti assoluti sono stati due occhi di un azzurro limpido, persi nel vuoto ed appartenenti ad un clochard. Si tratta però di un finto senza tetto, in termine tecnico un'installazione dell'artista mantovana Annalisa Venturini, creatrice di bambole e sculture iperrealiste. Proprio nel mezzo della piazza è stata infatti posata la scultura in silicone di un clochard, così realistica da sembrare vera. Le reazioni dei passanti non si sono fatte attendere, non sono mancati gli indifferenti, mentre altri spaventati hanno chiamato polizia, ambulanza o c'è chi addirittura, spinto da una vena filantropa, ha lasciato monetine a terra pensando di fare un favore ad un senza tetto. L'autrice dell'opera, che già aveva creato scalpore con la stessa nel comune di Mantova, ha spiegato che si tratta di una provocazione ma anche di una possibilità per avere un ribaltamento della prospettiva, così da permetterle di vedere con gli occhi dei clochard le reazioni della gente. Davanti alla scultura un aforisma del poeta e pittore libanese Khalil Gibran: il valore di un uomo si misura dalle poche cose che crea, non dalle tante che accumula. Ora qualcuno chiede la censura o la rimozione, ma il comune di Pavia non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Chissà cosa ne direbbe Lucio Dalla, la cui Piazza Grande era proprio ispirata alla quotidianità di un senza tetto nella principale agorà di Pavia.